Emanuele Scieri è caduto dalla scala che si trova dentro la caserma Gamerra, attaccata alla torre di asciugatura dei paracaduti. Emanuele è stato ucciso da chi poteva soccorrerlo e non l'ha soccorso, perché ricordiamo che Emanuele è morto dopo diverse ore di agonia. Non aveva alcun motivo di suicidarsi, tantomeno di farlo durante l'espletamento del servizio di leva. Era in uso la cosiddetta comunione, cioè fare bere al malcapitato e quindi ad un militare e al vessato, fare bere un intruglio di escrementi umani. Emanuele, superato tutte le prove prescritte, lo proclamo dottore in giurisprudenza. Lui è Emanuele Scieri, militare morto in circostanze misteriose all'interno della caserma Gamerra di Pisa. Questo è uno degli ultimi momenti di felicità condivisi con la sua famiglia, poi la leva obbligatoria. Emanuele era un ragazzo come tanti, un ragazzo che amava la vita, che amava divertirsi. Si era appena laureato in giurisprudenza, era un giovane avvocato. Dopo la laurea, la chiamata nell'esercito italiano, Emanuele era stato scelto nella Folgore, un corpo d'élite. Da qui comincia il suo incubo, già sul pullman che lo porta a Pisa il primo episodio di nonnismo. La cosiddetta posizione della sfinge, cioè tutti i militari venivano obbligati a stare con la schiena dritta, staccata dal sedile, con le mani a paletta messe sulle ginocchia, col basco in testa, con la sciarpa, con il riscaldamento acceso, messo a tutto spiano. Emanuele Scieri, dice un commilitone che ha detto in quella occasione, ecco, queste sono le cose della forza. Dei militari, e quindi probabilmente ha, come dire, addestato una sorta di idiosincrasia, di antipatia. Emanuele visita Pisa, rientra in caserma e da quel momento sparisce. Nessuno lo cerca, solo qualche chiamata al cellulare. L'ultima volta era stato visto vicino alla torre di asciugatura dei paracadutisti, ma ecco che accade qualcosa di strano. Alle 5:30 del mattino del 15 agosto, quando la caserma Gamerra dorme, il generale Celentano insieme al vice generale Fantini effettua un'ispezione alla caserma Gamerra. Perché questa ispezione? Lui dice che si è recato alla Gamerra di Pisa e si è recato anche in altre caserme. Abbiamo chiesto come commissione la prova che si è recato in altre caserme, questa prova non esiste. Emanuele Scieri muore il 13 agosto 1999. Il suo corpo viene ritrovato 3 giorni dopo, era caduto dalla scala. Nel luogo in cui venne ritrovato Emanuele si trovava testualmente una zona franca destinata al relax dei militari anziani. La commissione ha scoperto che lì dentro c'erano, come dire, momenti di svago che erano incompatibili con la vita militare, che c'erano militari che saltavano il muro di cinta dopo aver effettuato il contrappello. Purtroppo si spacciava anche droga all'interno della caserma. Non solo droga, ma anche le folgorine, ovvero le prostitute dei cui servizi avrebbero usufruito i militari. A far più paura, però, erano gli atti di nonnismo, dalle flessioni con calci e pugni sui dorsali fino alla cosiddetta comunione. Loro raccoglievano una serie di schifezze, tra le quali schifezze umane, e facevano dei contenitori. Escrementi umani, è così? Sì, sì, liquidi e meno liquidi. Nelle camerate di notte facevano agli allievi, a questa famosa comunione, che consisteva nel dargli un cucchiaio di questa robaccia che dovevano mandare giù, e poi c'erano i famosi pugni sulla schiena, le candele. Questo era un atto di nonnismo e questi ragazzi erano costretti ad ingerire questo intruglio, questo cocktail micidiale. Questo era l'ambiente militare dell'epoca. Erano atti, diciamo, che si verificavano spesso, dovuti all'esuberanza, dovuti alla sciocchezza, dovuto a quello che vogliamo, ma erano questioni quasi all'ordine del giorno. Inizialmente si ipotizzò il suicidio, accusando Emanuele Scieri di essere in sovrappeso o depresso. Era un po' adiposo, ma questo dipende dal fatto, ritengo, perché lui era già anzianotto, aveva 26 anni e forse aveva praticato più lo studio che l'attività sportiva. Vivendo insieme ad altri aspiranti paracadutisti,
più giovane di lui e più ginnasticati di lui, poteva forse aver tentato di vedere se riusciva a fare un qualcosa. Per noi è stata l'ulteriore offesa che è stata, diciamo così, pronunciata dal mondo militare sulla vicenda di Emanuele. Riaperte le indagini della Procura di Pisa grazie al lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta. Nelle carte forse i nomi degli assassini.